mondo. Ma sono le solite, indagini, analisi che sono estemporanee, gestite da un ente privato. Mi meraviglio anche di voi, perché se lei ritiene, che Milano sia la terza città più inquinante del mondo, non è che può riportarmi una notizia letta sui social. Ritiene che Milano sia la terza città più inquinante del mondo, lei personalmente? L'hanno ripresa, l'hanno ripresa molti quotidiani. Lei mi fa una domanda. Ok, è la sua opinione? Ma io, i dati lo decidono, non lo decido io. No, si faccia la sua opinione, è una sua opinione, perché se no mi fate queste domande sapendo che cioè, possono riprendere chiunque. Le faccio una domanda. Chi fa questa analisi? Dovrebbe farla ARPA. No, non lo fa ARPA. ARPA fa altre analisi che dimostrano tutto il contrario. Però informatevi anche voi. Perché c'è una fake news, perché secondo lei, sindaco, questo? Ma no, ma lo sapete anche voi, dai, anche tu, per favore. Lo sapete, no, sono rivelazioni estemporanee fatte da un ente privato che ogni tanto tira fuori questa cosa qua. Per cui io sono anche seccato di dover rispondere a domande su questioni che non esistono. Noi stiamo lavorando per migliorare l'aria, punto. ARPA dice che l'aria è migliorata, ma io sostengo non abbastanza. Da qua al fatto che tutti andiamo dietro una notizia fatta da un ente privato con nessuna titolarità e mi fate le domande, scusate. Infatti io le ho detto se ha letto, non le ho detto che è una mia opinione. Ho capito, ma dai, parliamo di cose serie. Non è una cosa seria, non è un'analisi seria. Sopra adesso di...